visto l'altro giorno su internet un metodo per conservare i colori all'interno di un astuccio che può tornarci utile. Praticamente utilizzare una normalissima siringa. E se avete qualche amico, infermiere all'interno di uno studio medico, sicuramente di queste siringhe ne potete procurare a decine, se non addirittura a centinaia. E il metodo è questo: bisogna, facendo attenzione a non farsi del male, ma è molto semplice, prendere con una pinza l'ago, girarlo a destra e a sinistra fino a quando non si stacca. Molto semplice. Dopodiché questo serve come involucro. Si riempie di colore l'interno e dopodiché si leva il beccuccio, che serve per non far prendere ossigeno, quindi per non farlo seccare. Dura qualche mese. E man mano che ci serve il colore, con lo stantuffo lo facciamo uscire. È un metodo semplicissimo. Se vogliamo essere zelanti, eventualmente con un pochettino di sapone di Marsiglia, quello duro, possiamo strofinare la punta del portaago nel sapone per sigillarlo totalmente. Proviamo ad impastare del colore. Per quanto riguarda questo quadro, io impasterò 6 tonalità di grigio, dal più scuro al più chiaro. Fate attenzione a dove buttate gli agli. Dopodiché partiamo dall'inizio. Togliamo l'ago. Queste già sono state preparate, una e una più chiara. Ne dobbiamo preparare 6. Queste sono le 6 tonalità di colore che utilizzeremo per questo quadro. Il colore che è rimasto lo si rimpasta, non si butta nulla, e lo si porta ad una tonalità simile a una di quelle che abbiamo già preparato. E neanche a farlo apposta, è molto simile alla seconda. Per evitare che si possa seccare il colore, mettiamo un pochettino di pellicola davanti al beccuccio e poi mettiamo il beccuccio. In questo modo siamo sicuri che viene isolato dall'ossigeno. Da quest'altro lato fa da guarnizione la parte in gomma dello stantuffo, quindi il colore in queste condizioni si conserva per diversi mesi. È meglio metterlo al buio. Iniziamo a realizzare il quadro. Come al solito, se vi è piaciuto il filmato potete lasciare un like. Se
Se volete rimanere informati su quelle che sono le mie pubblicazioni periodiche, vi potete iscrivere al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook, al mio profilo Facebook, al mio profilo Instagram. Vi auguro una buona giornata e vi rimando alla prossima avventura artistica. Ciao!